finale lì come capocannoniere del 3-0 con 9 gol, i tuoi primi due al Ceravolo e le carte entrando dalla panchina. Questo secondo me è un vero messaggio, perché era un momento anche difficile forse per il Catanzaro, che entrare così bene, penso che il mister non poteva chiedere altro. Sì, io quando gioco dall'inizio, quando entro, voglio fare sempre gol e voglio aiutare la squadra. Poi se gioco dall'inizio, entro il secondo tempo, è uguale. Basta che vinciamo. Eugenio, grande partita, seconda doppietta di fila. Tutti parlano, ma non manca Cantè, manca Ficinale, manca Bianchimano, però gioca Dursi segna, non è la prima volta. Ti stimola questa concorrenza che c'è nel gruppo e il fatto pure che tu parti per età, per la carriera che hai alle spalle, che è obiettivamente più corta rispetto a quella degli altri, ti stimola questa concorrenza? La concorrenza serve in una squadra per vincere il campionato, se non c'è concorrenza ci appaghiamo e quindi non rendiamo il meglio di noi stessi. Vai. Quanto sei cresciuto da quando sei arrivato a Catanzaro sotto da quei hotel? Se questo è il tuo miglior momento, quindi vuoi uno spazio per Castellammare, e sono due. E tre, il tatuaggio che hai mostrato quasi all'altezza, bruttezza, insomma, alla panchina. No, non era un tatuaggio. In settimana ho avuto un problema all'adduttore, quindi sono stato fermo 4-5 giorni, quindi ho fatto segno al mister, scherzando, no? Mister, mi tengo fastidio all'adduttore. Poi sei cresciuto, sei pronto? No, all'inizio vuoi... sì, il mister diceva gioca più di prima con i compagni, perché prima era un tipo quando stavo a Bisceglie, prendevo sempre palla, provavo a fare la giocata, invece ora il mister dice gioca i compagni e vai, attacca la porta. Quindi mi ha aiutato molto, perché il mister è molto bravo in queste situazioni. Se vuoi uno spazio da titolare nella Catanzaro, lotterai per questo. Se il mister decide che devo giocare, gioco, se no entro e gioco sempre come. Entro e sì. Senti, no, la sensazione è quella che tra l'altro ti divertite là in attacco a giocare in questo modo. È evidente che insomma il modo dei doveri per voi attaccanti è una manna dal cielo, quindi è così. Ma la sensazione è anche che tu stai vivendo un momento d'oro, cioè qualsiasi palla che tocchi la metti dentro. È dovuto naturalmente alla convinzione di poter far bene, no? Dopo quello che dicevi prima, dopo aver capito quali sono le volontà di Otelli, quello che Otelli ti chiede. Sì, noi siamo un gruppo, ci divertiamo in campo, perché anche in settimana a volte facciamo delle partitine, facciamo un campionato tra di noi. Chi vince le partite, chi non vince, quindi chi perde a fine mese porta avanti. Quindi siamo in avanti, chi gioco mi trovo bene, perché scambiamo la palla tra di noi, il mister ci fa giocare bene. Provo a metterla simpaticamente in difficoltà. Più bello e importante aprire la partita di Reggio Calabria oppure chiudere una partita altrettanto delicata contro però il vice Fanalino in casa oggi? Ecco, la partita scorsa, mi è piaciuto di più. Godo. Quanto sarà bello fare gol a Castellammare? Tu che sei campante. È sempre bello fare gol, sia con l'ultima classificata che con la prima.